No, io volevo, come poi ho fatto in un libro che è uscito qualche anno fa, raccontare mio padre in una maniera un po' più intima, un po' più personale, un po' più familiare. Ovviamente lui c'era, è stato, la cosa più difficile è stato chiedergli per favore, più che chiedergli, convincerlo a farsi intervistare, perché non ne aveva voglia, si seccava. Quindi le prime riprese che abbiamo fatto sono appunto nel terrazzo di casa mia quando c'è lui e mio figlio. E io abito vicino a Roma, vicino al Maxxi, in quel momento il museo. In quel momento stavano finendo il Maxxi, quindi c'erano i rumori della costruzione. E lui va: senti, chiama un po' e digli di bloccare i rumori. Papà, come faccio a far bloccare? Non è il vicino di casa. Poi lui era a Genova. Quelle le riprese di Boccadasse, perché stava facendo una cosa a teatro, quindi sono andata lì. Io stavo lavorando, sono arrivata un venerdì sera tardi, dovevo ripartire domenica, e anche lì trascinarlo in giro per Genova, dove nella sua vecchia casa, poi Boccadasse, non aveva voglia. Tant'è che tante cose, per esempio, quando racconta la casa di De André, quando racconta del Lido, lui non è in video perché ha detto: non ne voglia, non ne voglia, dai, ti parlo veloce. E poi l'ultima cosa che abbiamo fatto, l'ho riportato appunto a Trastevere, dove c'era il 7 per 8, dove ha cominciato il locale di Costanzo e alcune cose così. Però è stata la cosa più difficile, è stata quella. Convincere lui a Convincerlo raccontarsi lui di quella chiave lì. a prendere 10 minuti di tempo, perché poi era veloce, io pure ero veloce, poi appunto, come ha detto Valeria, come ho sempre detto io l'ho girato con quella telecamerina che poi vedete lì nella sala di montaggio. Però è stato un lavoro prezioso, veramente. Meno male che l'hai fatto. Infatti è una cosa alla quale io tenevo tantissimo, perché erano anni che io volevo tirar fuori un documentario usando anche quel materiale lì. E come avete visto c'era scritto, è tutto cominciato nel 2006, sono passati un po' di anni, ma finalmente. Posso chiederti che effetto ti fa vedere questo film? Ho detto, sono un po' commossa. Sì, certo. No, mi fa molto piacere. La prima Capisco. volta che me lo sono vista, me lo sono vista da sola col mio computer. Sul computer, no, mi commuove un po'. Ma ha commosso anche noi, credo. Infatti anch'io avevo sentito questa, non so se una leggenda o che l'avessero proposto a tuo padre il ruolo di Io l'ho Fantozzi. scoperto in occasione di questo film, perché mi sta... Abbiamo chiesto di noi. Sì, e quindi... Però l'ho sentito dire anch'io, non mi ricordo più da chi, sinceramente. Sì, ma anche, no, Forse in una di realtà quelle leggende lui che lo c'era raccontava che a Lugo. all'inizio sì, era stato proposto a Ugo e anche a Renato Renato Pozzetto. Pozzetto. Perché erano più fisicamente forse più famosi, perché avevano una storia, Sì, e poi anche se perché anche fuori. appunto lui era un televisivo, quindi dare a un televisivo un film c'è il rischio. E poi proprio perché nei suoi racconti Fantozzi non era un collega di cui lui raccontava le avventure un po' sfigate, insomma. Quindi c'era questo sdoppiamento di personalità che poi invece si va a fondere, diciamo così. Ma quindi forse Fantozzi era una maschera che lui un po' anche soffriva? Non so, Elisabetta, Beh, lui ha fatto diciamo tu. l'impiegato, ha lavorato alla Cossider di Genova, raccomandato da mio nonno perché ero nata io, quindi lui giocava fino a quel momento e gli hanno detto adesso devi lavorare. E quindi sicuramente ne soffriva di questo lavoro perché non gli piaceva, non corrispondeva per niente, non era nelle sue corde. E tutto quel mondo lì l'ha imparato vivendolo, secondo me. Poi lui la sera comunque andava a fare alla Baestrò, che era questa compagnia amatoriale genovese di teatro, andava a fare questi cabaret, comunque continuava a fare quello e il lavoro lo faceva perché obbligato. Poi non so chi ci racconta di questa capacità incredibile che aveva lui di osservazione delle persone, forse eri tu Ricky che l'avevi detto, poi Ma non tutto l'abbiamo sì, no, la messo. cosa che Paolo colpiva, diciamo, le serate in cui si stava insieme, in cui no, ci si faceva tutti compagnia, io avevo, come dire, il privilegio di vivere queste serate con papà, con Paolo. E lui colpiva moltissimo gli amici, per esempio gli amici miei, no, arrivavano, aveva una capacità introspettiva, sapeva leggere le persone. Cioè le guardava, le ascoltava e poi entrava in intimità
si faceva raccontare, quindi era anche un grande ascoltatore, tutte cose abbastanza insospettabili, e alla fine aveva capito delle cose. Poi magari l'incontrava il mio amico un anno dopo, si ricordava come si chiamava, che problema ci avesse, cioè, quindi sì, una sensibilità, un'intelligenza emotiva, ecco, direi che Paolo aveva preso un'intelligenza emotiva speciale. E forse anche, come di tanti grandi comici, la capacità di osservazione anche dei tic delle persone, dei comportamenti, una cosa che ha Carlo Verdone, per dire. Forse sì. Sì, però non era un imitatore Paolo. Paolo ha continuato, come dire, a pantografare se stesso, insomma, le sue debolezze, i suoi vizi. Sì, l'uomo comune, no? L'impiegato, eccetera, però non l'ho mai visto imitare.